Allora, lascio a Gino Roncaglia il compito di chiudere con l'ultima presentazione e poi ci sarà tempo per domande dal pubblico e poi una breve chiusura da parte del Ministero. Gino. Allora, ci sono solo io e il dibattito e la chiusura tra voi e il coffee break, quindi cercherò di essere rapido. Stamattina ho cercato di gestire, di fare un pochino il regolatore del traffico nel dibattito, quindi non ho espresso le mie idee, adesso invece dirò quello che penso. Partendo da una considerazione, uno degli scopi di questo convegno, di questo incontro, era cercare di fare un po' di chiarezza anche sulle differenze di posizioni che sicuramente ci sono in questo campo, tenendo presente che se il disordine è troppo grande, mentre la varietà è molto spesso un segno di ricchezza, se la varietà si trasforma in un eccessivo disordine, la situazione non è necessariamente eccellente. Il punto di partenza delle considerazioni che farò è una distinzione. La distinzione tra un'idea forte di digitale e un'idea debole di digitale, che è una distinzione che riprende un pochino da una discussione certo molto diversa di qualche anno, anzi direi ormai qualche decennio fa, sul rapporto tra pensiero forte e pensiero debole. Io vedo che è molto diffusa l'idea che la varietà, la grande quantità di risorse digitali disponibili, risorse che sono molto spesso, come si diceva prima, granulari, cioè risorse individuali, un filmato su YouTube, una voce di Wikipedia, risorse che spesso possono essere utilissime per l'apprendimento, però l'idea che si possa lavorare nel fare formazione, nel fare didattica, soltanto su quel tipo di risorse per aggregazione, io credo che questa sia un'idea debole del digitale. Un digitale che si limitasse ad aggregare frammenti sarebbe un digitale debole, e il digitale non è condannato alla frammentazione. Abbiamo tutti gli strumenti per costruire contenuti che siano strutturati, complessi, articolati e che mirino a quella costruzione di competenze nella gestione della complessità, che sono forse oggi le competenze che mancano di più ai nostri ragazzi. La competenza principale in un mondo in cui l'universo dell'informazione che circola diventa molto ricco, la competenza principale è essere capaci di muoversi in quell'universo senza rinunziare alla capacità di ragionamento e di costruzione di complessità. E quindi noi abbiamo bisogno, secondo me, di un digitale forte. E questo si ripercuote immediatamente in una distinzione che, secondo me, se vogliamo fare chiarezza, è una distinzione essenziale. La distinzione tra risorse di riferimento, di cornice, risorse con una forte complessità strutturale, con copertura curricolare, e risorse integrative, che sono appunto anche risorse granulari. Va benissimo usare nella formazione e nell'apprendimento anche risorse granulari, ma io ho bisogno anche di risorse di cornice, di risorse di riferimento, che mi diano una copertura curricolare, che mi diano il senso complessivo del percorso di apprendimento che si va facendo. E lo dirò tra un secondo, è così che funziona quello che funziona nel resto del mondo. Benissimo moltiplicare i soggetti che producono le risorse, va benissimo che ci siano risorse prodotte anche dagli insegnanti e dagli studenti, del resto in un certo senso, in una certa misura, certo inferiore a quello che si può fare oggi, era così anche in passato. Io credo che molto di questo lavoro di produzione di contenuti di apprendimento da parte degli insegnanti e degli studenti riguardi soprattutto le risorse integrative. Mentre credo che nella produzione di risorse di cornice, di riferimento strutturalmente forti, ci sia bisogno, lo ha detto molto chiaramente e molto bene secondo me Noa Carpignano stamattina, ci sia bisogno anche di un insieme di competenze e di professionalità specifiche. Ma questo non toglie che queste competenze e queste professionalità possano venire anche da gruppi di docenti che si organizzano, e allora in quel caso si organizzano perché queste competenze siano presenti. Però attenzione all'idea del fatto dell'idea che il singolo docente o il singolo dipartimento in una scuola possano produrre contenuti di riferimento forti, strutturati e validi, perché diventa un'illusione, e diventa un'illusione che per di più affida all'insegnante,
a gratis, già sottopagato, un compito che non è il suo, mentre è tra i compiti dell'insegnante abituarsi e abituare i suoi ragazzi anche alla costruzione di contenuti. E quindi quando parliamo di costruzione di contenuti integrativi, quando parliamo di lavori di costruzione, è chiaro che quelli ci devono essere, ma attenzione all'idea che questi possano esaurire l'insieme di risorse di apprendimento che sono necessarie in un lavoro formativo. È necessaria una validazione delle risorse, soprattutto quando queste risorse vengono utilizzate in maniera forte e strutturale all'interno di un percorso di apprendimento in una scuola pubblica. Queste risorse devono essere validate. Ci sono molti meccanismi di validazione, ci sono meccanismi di validazione collaborativa dal basso. Attenzione, Wikipedia è validata, c'ha il suo meccanismo di validazione, se no Wikipedia non funzionerebbe mai. Il meccanismo è discutibile, c'ha i suoi problemi, ma c'è un meccanismo di validazione. C'è un meccanismo di validazione attraverso la negoziazione redazionale. Se Wikipedia senza il tab discuti, di discussione sulla voce, e senza il tab di cronologia che permette di vedere come quella voce man mano si è sviluppata, non funzionerebbe. Quindi c'è il suo meccanismo di validazione. Quel meccanismo di validazione funziona automaticamente anche per gli strumenti di apprendimento in ambito, appunto, nell'ambito della formazione dell'apprendimento? Sappiamo che in quella forma specifica non funziona altrettanto bene, perché i progetti che ci sono stati e numerosi di costruire risorse con quel metodo specifico non hanno funzionato particolarmente bene. Ce ne possono essere molti altri e, lo si è ricordato prima, la valutazione tra pari, quindi la valutazione e la validazione che viene dal lavoro anche di gruppi di insegnanti e degli insegnanti in maniera aperta, è un meccanismo di validazione importante, ma non possiamo pensare di produrre risorse di apprendimento forti e strutturate per la scuola pubblica senza avere un qualche meccanismo di validazione che sia in qualche modo chiaro e trasparente. 5 punti per chiudere, molto specifici. Dicevo, le risorse di riferimento e di cornice, secondo me, devono esserci, devono essere pubblicamente accessibili. Non è pensabile l'idea che quando parliamo di risorse di riferimento e di cornice, singoli docenti o singole scuole producano qualche cosa che viene usato in un contesto di informazione pubblica e che non può essere accessibile o verificato pubblicamente. Da questo punto di vista, secondo me, gli esperimenti che chiudono delle risorse prodotte in una singola scuola o in un singolo gruppo di scuole non vanno bene, perché non rispondono a un'esigenza fondamentale della formazione pubblica, che è quella della pubblicità anche degli strumenti e delle risorse formative che vengono realizzate. Sono di norma queste risorse di cornice autoriali e autorevoli, sono di norma fortemente strutturate e, attenzione, la maggior parte delle esperienze di riferimento nel mondo hanno queste caratteristiche. Stamattina ricordavo l'OpenCourseWare dell'MIT, magnifica esperienza, bellissima. Andiamo a guardare come è fatto un corso dell'OpenCourseWare dell'MIT. Abbiamo le lezioni del docente riprese, abbiamo le dispense, quindi un corpus complesso e articolato che segue il curriculum, un corpus curricolare, abbiamo le slide, abbiamo una serie di letture indicative, non solo, questo già di per sé sarebbe un bel sistema articolato, complesso, coerente, risponde ai miei requisiti, diciamo, di risorsa strutturata e complessa, di cornice, di riferimento, con copertura curricolare. Ma se voi poi andate a guardare le dispense che vengono fornite sull'OpenCourseWare dell'MIT, la prima cosa con cui si aprono è quasi sempre il rimando, facoltativo o no, a dei materiali, diciamo, tra virgolette, libri di testo di riferimento. Io uso il termine libro di testo. Possono essere fortemente digitali, fortemente ricchi di contenuti multimediali, non devono basarsi necessariamente, questo è un tema che Roberto Maragliano sta molto a cuore, il superamento dell'idea che il codice scritto sia necessariamente in tutti i casi quello preferibile. Beh, sono d'accordo su questo, però delle risorse di riferimento ci sono, e ci sono addirittura in un contesto così complesso e articolato come quello dell'MIT. Andiamo a guardare, non so, l'esperienza della California. L'esperienza della California è basata su un meccanismo di validazione pubblica delle risorse digitali di apprendimento che vengono indicate, diciamo, c'è un sito web in cui chi produce una risorsa con questo scopo forte di cornice di riferimento la iscrive, e nella lista viene valutato come primo fattore la capacità di copertura curricolare di quella risorsa. Questi sono aspetti importanti se vogliamo un digitale forte e non un digitale debole. Secondo punto,
C'è il problema che oggi abbiamo trattato solo parzialmente, anzi forse non l'abbiamo trattato molto poco, delle politiche per dare agli studenti dispositivi di lettura. Temo che sia abbastanza difficile pensare a una strategia unica, però è un problema che ci dobbiamo porre. Di fratto probabilmente avremo una situazione in cui convivono modelli diversi. Bring your own device, cioè gli strumenti in cui sono gli studenti, ne abbiamo discussi e visti alcuni, sono gli studenti a portare i propri dispositivi. Strumenti invece in cui c'è un selected device che magari è fornito con convenzioni e vari meccanismi dalla scuola. Probabilmente dovranno convivere inizialmente modelli diversi, va bene, purché si ponga sempre l'obiettivo di verificare che non ci siano esclusioni, perché dei modelli che in qualche modo prevedono o addirittura assumono all'interno del modello alcune esclusioni non vanno bene per la formazione pubblica. Piattaforma unica, se ne è parlato, Francesco Leonetti stamattina, sono molto d'accordo con la sua posizione, del resto è venuta fuori, credo, da diversi dei discorsi che abbiamo fatto. L'idea di una piattaforma unica, diciamo bulgara e sovietica, non funziona per tanti motivi, il principale dei quali è che si rinunzierebbe senza motivo alla possibilità di avere idee nuove che vengono quando c'è un ecosistema libero, plurale, in cui vengono fuori cose diverse. Quindi va benissimo che ci siano piattaforme diverse, che abbiano anche personalità, per così dire, diverse, cioè accento in un elemento o l'altro, questo arricchisce il sistema, a condizione che queste piattaforme siano effettivamente interoperabili, a condizione che in una situazione in cui lo studente ha 5 libri di testo di 5 editori diversi, o magari 3 degli editori e 2 fatti da qualche progetto di costruzione verificata, collaborativa, ma validata di contenuti, benissimo, però non può avere 5 piattaforme diverse per vedere questi contenuti. Le piattaforme devono essere interoperabili rispetto alla visibilità dei contenuti, devono essere interoperabili rispetto allo scambio di strumenti come le annotazioni, devono usare dei meccanismi interoperabili per la comunicazione. Io immagino delle piattaforme che si trasformino in ambienti di apprendimento e facciano molte cose, gestiscano le risorse di cornice e risorse integrative, gestiscano il quaderno dello studente, gestiscano il diario, l'agenda, gestiscano la comunicazione tra docente, studente, studenti, famiglie, cioè un ambiente di apprendimento che è quasi una costruzione di un sistema operativo per l'apprendimento. Però per fare questa cosa in maniera da sfruttare effettivamente le idee e le esperienze diverse c'è bisogno di fortissima interoperabilità e di standard aperti. Fare piattaforme chiuse non conviene in primo luogo agli editori, è un investimento, diciamo, se posso permettere di dare un suggerimento agli editori, è un investimento sbagliato, perché si spendono un sacco di soldi per fare 10 volte le stesse cose in meccanismi che non parlano tra di loro e quell'investimento alla lunga sarà buttato. Abbiamo detto che le risorse economiche, lo hanno detto 2 interventi prima di me, quindi qui non dico niente di originale, le risorse economiche dovranno andare soprattutto a infrastrutture e formazione dei docenti. Queste sono 2 priorità fortissime. Questo significa che tutta una serie di cose che difficilmente possono essere finanziate a livello centrale, perché le risorse non sono infinite e la priorità sicuramente è il finanziamento delle infrastrutture, e questo del resto è come si è mossa la digitalizzazione della scuola in tutto il mondo. Noi siamo particolarmente messi particolarmente male dal punto di vista delle risorse e abbiamo anche una cattiva abitudine alle priorità, per cui diciamo non diamo abbastanza importanza agli investimenti in cultura e formazione. Ma comunque, fatto il peso di questi fattori su cui sarebbe meglio che crescessimo come paese se vogliamo avere un futuro, fatto pure il peso di questi fattori, le prime risorse dovranno andare probabilmente sulle infrastrutture, sulla formazione dei docenti. Anche per questo è bene che siano molto chiare le indicazioni di cornice che si rifanno a quelle cose che invece ci si aspetta che vengano in qualche modo anche fatte dal mondo dell'editoria e dal mondo della scuola. Ultimo punto. Si parlava di tavolo di lavoro, si parlava del fatto che questo lavoro deve evidentemente proseguire e io credo che debba proseguire con un lavoro che riguardi certo le piattaforme, ma forse riguardi anche in generale linee guida sulla produzione, sulla validazione di risorse di apprendimento. Serve anche enormemente un lavoro di raccolta e di confronto di pratiche esistenti e di sperimentazioni avviate, perché altrimenti il rischio è che si provino e si riprovino in maniera indipendente e scoordinata tra di loro
cose che magari funzionano o non funzionano senza imparare da quello che abbiamo fatto. Questo non va bene. Bisogna che quando si fa un lavoro ci siano dei meccanismi per come dire, esporre pubblicamente, così come si espongono in molti casi i metadati, esporre pubblicamente la ricetta che si è usata, il tipo di lavoro che si è fatto e i risultati che si sono conseguiti, e questo deve essere fatto in maniera confrontabile, e credo che anche su questo sarebbe bene fare un lavoro. È stato criticato per il decreto sui libri di testo digitali, è stato criticato molto per l'aspetto dei condizionali. Secondo me l'usare condizionali in partenza non è male, perché vuol dire che non si intende far arrivare dall'alto il singolo cappello normativo completo. Va benissimo se questo lavoro di indicazione di linee di tendenza, eccetera, inizialmente abbastanza generico, è legato anche all'uso di condizionali, poi dopo va a concretizzarsi e si passa insieme, non dall'alto. Giustamente diceva il Ministro prima, il compito del Ministero non è quello di fare necessariamente soltanto decreti o di inquadrare, il compito del Ministero è anche quello di cercare di verificare le pratiche che vengono fuori, favorire quelle che funzionano meglio, identificare i meccanismi che funzionano meglio, ma questo lavoro naturalmente deve essere fatto. E io credo che sia legittimo avere una certa attesa sul fatto che questo lavoro venga effettivamente fatto, perché da questo dipende il fatto se l'incontro di oggi è una prima tappa o una tappa, diciamo, di un processo che poi porta da qualche parte, oppure se ci siamo molto piacevolmente intrattenuti ma poi dopo le cose che ci siamo dette rimangono qui. Io spero che si possa andare avanti, cioè spero che questo lavoro qui possa portare a produrre indicazioni, strumenti, modelli concreti che vengano anche verificati nel loro funzionamento.